allorquando mi trovai dinanzi a quella nera costruzione titanica, conservata in ottimo stato, quasi non contasse secoli e secoli, ma soltanto anni, provai un'ammirazione per la forza umana assai maggiore di quella che mi aveva ispirata la vista del Colosseo. Queste sono le impressioni che l'acropoli di Alatri destò in Ferdinand Gregorovius, uno dei più grandi viaggiatori dell'Ottocento. Siamo ad Alatri, esattamente all'esterno della cinta muraria che sostruisce l'acropoli di una delle città più antiche della provincia di Frosinone e appartenenti al cosiddetto circuito delle città fortificate. Siamo di nuovo in compagnia del direttore del Museo Civico Archeologico di Alatri, il dottor Luca Attenni. Dottor Attenni, ma Alatri fu una delle mete preferite dai viaggiatori del Grand Tour? No, assolutamente no. Cioè, Alatri è meta dei cosiddetti viaggiatori di scoperta e in questi possiamo anche inserire il Gregorovius. Allora, parliamo un attimo del Grand Tour e poi dei viaggiatori di scoperta, così capiamo anche questa frase, cioè queste parole del Gregorovius. Era un periodo, quello del Grand Tour, che parte alla metà del Settecento, in cui i nobili rampolli dell'aristocrazia inglese, ma delle aristocrazie del nord Europa, compivano un viaggio di istruzione in vari paesi europei, viaggio di istruzione che poi terminava in Italia. Ma anche le guide di cui si servivano questi rampolli, cioè queste persone, possiamo, i grand tourist, ecco, definiamoli così, prendevano in esame soltanto i siti più prestigiosi, cioè le città più d'arte, tipo Roma, Firenze, Napoli, poteva essere Pestum, cioè qualche variazione si faceva per andare a questi grandi siti archeologici più noti. Le città della Ciociaria restavano fuori da questi binari quasi costruiti, no? Cioè che percorrevano sempre questi viaggiatori, per cui conoscere il Colosseo, vedere il Colosseo non era una cosa così, cioè era sorprendente il monumento, però era visto, c'erano disegni in queste guide. E quindi non sorprende magari mettersi nei panni del Gregorovius, perché dal Colosseo si aspettava tanto perché già era ben raffigurato, eccetera. Mentre immaginiamocelo che arriva a questa città, non dico del tutto sconosciuta, ma quasi, e si imbatte in queste straordinarie strutture in poligonali, per cui la maestosità lo impressiona, probabilmente perché non era preparato, mentre magari la vista del Colosseo, lui c'era andato già in qualche modo preparato e si aspettava qualcosa di veramente straordinario, imponente, viceversa probabilmente per Alatri non è così, quindi si trova di fronte queste mura dell'Acropoli e rimane completamente sorpreso. Quindi questo per dirvi anche che non era assolutamente meta del Grand Tour Alatri, così come non lo erano il resto delle città della Ciociaria. E recentemente proprio Vincenzo De Caprio, che si occupa proprio del tema del viaggio all'Università di Viterbo, lui e tutta la sua equipe, ha definito viaggiatori come Marianna Dionigi, come il Petit Radella, cioè che sono i precursori, cioè sono i primi eruditi che tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento si preoccupano di riscoprire queste città in poligonale. E Marianna Candidi Dionigi, che appunto come fu una delle primissime erudite ad occuparsi nei primi anni dell'Ottocento di studiare e di riportare l'interesse su queste città del Lazio meridionale, e appunto nel 1809 pubblicò un volume dal titolo Viaggio in alcune città del Lazio che dicono fondate dal re Saturno, che prende in esame cinque città: Ferentino, Alatri, Atina, Arpino e Anagni. E Anagni non ci sono le mura poligonali, perché scarseggia il calcare, quindi questo ritorna sempre, no, questo discorso del poligonale in stretta relazione alla struttura, cioè al materiale di cui è composta, cioè che si trova nelle città. Quindi questa riscoperta di queste città avviene proprio in questo periodo, tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, ma non ad opera dei viaggiatori del Grand Tour, assolutamente no. Loro
realizzavano dei viaggi con delle mete già stabilite, cioè non erano viaggiatori di scoperta. I viaggiatori di scoperta sono altri, cioè sono quelli che invece vanno fuori queste rotte. Abbiamo, ripeto, Marianna Dionigi, Petit Radella, il Middleton, che poi ci hanno lasciato delle interessantissime testimonianze, non solo letterarie, ma anche degli splendidi disegni, degli acquerelli straordinari, cioè che ancora circolano, molti sono stati pubblicati e molti ci danno, sono importanti anche perché ci danno indicazioni sull'orografia del luogo in quel periodo. E quindi non sorprende, ecco, magari se la inquadriamo in questo contesto capiamo anche bene questa frase del Gregorovius, nulla togliendo, cioè, alle mura d'Alatri, che sono straordinarie, però probabilmente questa impressione che lui ha, cioè che quasi il Colosseo passa in secondo piano, e probabilmente dipende anche da questo, cioè che lui magari dal Colosseo si aspettava, perché Roma comunque era una meta ambita, no? Della nobilitas, cioè di tutti questi personaggi, dei rampoli dell'aristocrazia europea, cosa viceversa non era così Alatri. Quindi quei pochi fortunati, dobbiamo dire, cioè che arrivavano e si trovavano di fronte, cioè perché non era la città di oggi che fa 30.000 abitanti, cioè era una città con una popolazione abbastanza scarsa, quindi dobbiamo immaginarci anche che non era esteso questo centro cittadino. Immaginatevi arrivare qui all'Acropoli, che svettava in tutte queste mura dell'Acropoli, che appunto svettavano in tutta la loro imponenza, che potevano destare in questi eruditi ottocenteschi. E quindi, cioè, è stato giusto magari fissare, diciamo, questa frase nella pietra, e proprio perché in qualche modo ci fa riscoprire anche riscoprire e riapprezzare sempre di più questo straordinario monumento della città di Alatri. I cosiddetti viaggiatori di scoperta appunto riscoprono queste cinte murarie in poligonale tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, e sono loro i primi a creare anche, cioè ad attribuire una paternità a livello costruttivo di queste mura. Che cosa fanno? Che cosa ipotizzano? Cioè, loro avevano le fonti letterarie antiche. Alcuni di loro erano anche stati in Grecia. Quindi, comparando quello che gli dicevano le fonti letterarie antiche con alcuni dati archeologici, ipotizzano che i costruttori di queste strutture fossero i mitici Pelasgi, cioè questa popolazione che dal Peloponneso, nella metà del secondo millennio a.C., arrivò nel Lazio e costruì delle cinte fortificate. Cioè, quindi queste datazioni erronee di queste mura al secondo millennio avanti Cristo, cioè sono nate proprio da questi viaggiatori di scoperta. Ora, loro naturalmente il procedimento che attuano per datarle non è sbagliato: fonti letterarie antiche, confronti con altre cinte murarie non solo laziali ma anche di altre nazioni. Pensate, il Petit Radella, che è colui che questo abate francese che le riscopre, no? In qualche modo tipo fa proprio da calamita in qualche modo, perché attrae tutta una serie di eruditi del tempo. Cioè, lui assolda con dei finanziamenti che aveva da parte del governo francese, assolda tutta una serie di architetti, di specialisti per fare dei rilievi su varie cinte in poligonali dell'Italia e di altre nazioni, anche di quelle della Grecia. Perché che cosa volevano dimostrare? Proprio questo, cioè comparando queste varie cinte murarie, dire che fossero stati i Pelasgi che le avevano costruite tanto in Grecia quanto nel Lazio. Quello che invece sappiamo, come stavo accennando nella puntata precedente, è che la datazione di queste mura di Alatri, ma non solo delle mura in poligonale di Alatri, la datazione va fatta risalire tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo. Avevamo anche parlato, avevamo anche visto qual erano dal punto di vista storico, qual è il periodo, cioè, in cui vengono inserite queste costruzioni, cioè l'avevamo definito il Rinascimento dell'Antichità. Ora, per proprio
abbiamo parlato di questa datazione, no? Cioè, qual è l'unico dato certo che noi abbiamo per datare le mura da Latri? Qui siamo davanti al secondo ingresso, abbiamo visto la porta maggiore, questa è la porta minore o porta dei falli, proprio perché nella, sopra l'architrave, vedete, sono scolpiti tre falli che sono stati in gran parte distrutti, che avevano una funzione apotropaica. Poi recentemente alcuni studiosi hanno visto dei segni graffiti proprio vicino l'architrave e li stanno proprio interpretando, cioè, quindi ci sono anche nuovi studi in corso. Per quanto riguarda invece la datazione, questo è importante, visto che non abbiamo tantissimi dati di scavo, cioè sono stati condotti dei sondaggi archeologici, abbiamo detto alla metà degli anni 70 dalla dottoressa Anna Gallina Zevi in un piccolo tratto all'interno dell'acropoli, recentemente sono stati condotti sondaggi archeologici immediatamente fuori l'area di Porta Maggiore dalla dottoressa Sandra Gatti. Però ecco, per quanto riguarda la cronologia delle mura, noi che elemento certo abbiamo? Abbiamo un'iscrizione conservata al Museo Civico che ci parla di che cosa? Ci parla di tutta una serie di costruzioni realizzate da questo Betiliano Varo. Betiliano Varo, personaggio che vive alla fine del secondo secolo a.C., quindi questo è certo. In quel periodo lui costruisce l'acquedotto, ripavimenta le strade di Alatri, fa tutta una serie di edifici, tra cui a lui viene attribuita anche la costruzione di un portico che è nell'arce. Cioè, quindi quando lui costruisce questo portico, l'acropoli doveva già esserci. Quindi questo è l'unico elemento certo, cioè che sul finire del secondo secolo a.C. la cinta muraria dell'acropoli già c'era. Adesso andremo a vedere questo portico di Betiliano Varo dove è ubicato e in che relazione è con l'acropoli. Direttore, abbiamo lasciato la porta minore o dei falli e attraverso la via Gregoriana siamo scesi proprio ai piedi dell'acropoli e ci troviamo nei pressi di resti archeologici importanti. Precisamente di cosa si tratta? Allora, si tratta di una porzione del portico di Betiliano Varo, il famoso portico di cui viene fatta menzione nell'iscrizione conservata al museo, iscrizione rinvenuta alla metà del 1700 in piazza Santa Maria Maggiore e che menziona tutta una serie di lavori pubblici realizzati da questo personaggio, questo Lucio Betiliano Varo, che vive e opera alla fine del secondo secolo a.C. Perché è particolarmente importante l'iscrizione e perché è importante questo portico? Perché noi, per quanto riguarda, ecco, mi soffermo un'altra volta su questo aspetto, per quanto riguarda la datazione della cinta muraria dell'acropoli di Alatri, non abbiamo elementi certi se non quello che dice che il censore Betiliano Varo costruisce un portico nell'arce, nella rocca. Quindi il portico, c'è cioè uno studio del professor Fausto Zevi della metà degli anni 70 del secolo scorso, mostra chiaramente che il portico di Betiliano Varo, ma anche altri l'avevano fatti prima di lui, cioè il portico di Betiliano Varo deve essere proprio deve essere questa struttura di cui rimane una piccolissima porzione, cioè lo dobbiamo immaginare con dei pilastri, delle colonne coperto, con un tetto, che era proprio a ridosso dell'acropoli. Tanto è che proprio Zevi fu il primo a vedere che l'orientamento di questo portico è lo stesso delle mura alle mie spalle. Questo che cosa significa? Che quando hanno costruito il portico per avere lo stesso orientamento delle mura, le mura già esistevano. Quindi il dato certo cronologico è questo, cioè che prima che Betiliano Varo costruisse questa struttura monumentale, questo portico, già c'era la cinta muraria dell'acropoli. Ora abbiamo visto che comunque già in epoca arcaica c'erano altre strutture in poligonali nel sito dove poi verrà costruita questa cinta muraria di opera ellenistica, però ecco, ripeto, il dato cronologico certo è questo, precedente al portico sicuramente le mura.
Però ecco, non andrei dietro il terzo secolo, cioè come datazione, anzi sarei più propenso per una datazione al secondo secolo, proprio per tutto quel discorso che avevamo fatto sul periodo ellenistico e sul momento in cui Roma, che è il secondo, non è il terzo secolo, Roma va in Oriente alla conquista prima della Grecia e poi dell'Asia Minore e porta maestranze che in qualche modo, maestranze ma soprattutto ricchezza, ci sono queste aristocrazie locali che si arricchiscono e che daranno vita, Bedilia Novara è un esempio tipico, a queste imponenti costruzioni con atti molto spesso di evergetismo, cioè significa con atti, con proprie spese. Ci trovavamo pochi minuti fa. Abbiamo percorso tutta la cinta muraria che sostruisce l'acropoli di Alatri. Siamo davanti ad una mappa della città, ma la città di Alatri è circondata da un'altra cinta muraria, altrettanto bella e ben conservata. È così, direttore? Sì, esattamente. È una cinta muraria molto più ampia come perimetro rispetto all'acropoli. Abbiamo detto che l'acropoli sono 400 metri, la cinta muraria esterna è circa 2 km e 600 metri. Il problema qual è? Allora, diciamo innanzitutto che l'antica Letrium era racchiusa all'interno di questa seconda cinta muraria, quindi tutto l'abitato antico lo possiamo vedere all'interno di questa pianta, era racchiuso qui. Vedete? Ecco, proprio all'interno di questa cinta muraria esterna. Il problema è la cronologia. Il problema è la cronologia che è ancora controversa, così come controversa è quella dell'acropoli, quella della cinta muraria esterna lo è ancora di più. E quindi recenti indagini di scavo stanno accertando alcune problematiche proprio connesse alla cronologia di questa seconda cinta muraria, ma sono aspetti che vedremo in maniera più approfondita nella prossima puntata. Infatti, come al solito, il tempo corre veloce e quindi sarà necessario tornare una terza volta qui ad Alatri per una terza puntata sulla sua cinta urbana.